Buonasera a tutte e a tutti presenti, benvenuti al secondo appuntamento di Estate GIS, versione autunnale. E stiamo organizzando questa serie di incontri nell'ambito del Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto, un Master che utilizza l'approccio della G-Science e delle geotecnologie per, diciamo, senso lato analizzare i processi che avvengono sulla superficie terrestre, comprese le relazioni tra uomo e ambiente. E abbiamo oggi l'onore e la fortuna di affacciarci al mondo dell'uso dei sistemi informativi geografici, GIS per l'appunto, nell'ambito della geologia. E mi preme segnalare che questa interazione anche tra noi master geografi e il mondo dei geologi è già avvenuta in passato, intorno a una conferenza che si è costruita appunto con la commissione GIS dell'Ordine dei Geologi regionale, di cui è coordinatore il dottor Nicolò Iandelli, e questa interazione sta continuando, portando e riportando esperienze, competenze e conoscenze appunto circa l'uso applicativo dei GIS nell'ambito della geologia, ma non solo, anche in ambito ambientale. Infatti, tra i vari interventi che cominceranno dopo la mia breve introduzione, oltre a Nicolò Iandelli, che tra l'altro ci tengo a sottolineare come anche l'approccio open source e l'uso dei GIS sia un po' un elemento in comune anche tra il Master in G-Science e l'Ordine dei Geologi della Commissione, in particolare GIS, Nicolò Iandelli ci parlerà degli open data dei GIS, dal telerilevamento alle mappe dei comportamenti. Un secondo intervento della dottoressa Sarena Alessi ci permetterà di allargare le vedute anche nell'ambito dell'applicazione dei GIS in contesto ambientale, e Damiano Vescovo invece ci introdurrà con un intervento su il GIS nel monitoraggio nell'attività di cava, appunto in queste attività di utilizzo dei GIS nel monitoraggio dell'attività appunto mineraria di estrazione di cava. L'ultimo intervento del dottor Andrea Mazzuccato ci riporterà in pianura e ci parlerà delle attività e dei casi applicativi dell'uso dei GIS in attività estrattive, appunto in contesto di pianura. Io non ruberei troppo tempo ai relatori, per cui passerei immediatamente la parola a Nicolò Iandelli, che ci aprirà questa sessione di Estate GIS intitolata I GIS nella professione del geologo. Grazie a tutti per la presenza fisica e la presenza online. Passo la parola a Nicolò. Grazie. Grazie a te per l'introduzione. Buonasera a tutti. Io vi farò vedere, guardiamo se c'è un modo di, perché io di solito girello. E quindi nel mio girellare, forse così mi sentite, e io girello. Vi farò vedere un'applicazione che in realtà esula un po' dal lavoro del geologo, ma è dentro totalmente a quello, quelli bravi lo chiamano l'analista GIS o chi vive di sistemi informativi. Partiamo subito dal problema. Vi dirò il peccato, non vi dirò il peccatore. La richiesta che mi è stata fatta e con il professionista con cui collaboro è questa: vogliamo sapere qual è la fruizione, la percezione dal punto di vista turistico di un'area di territorio, in particolare un'area del Tarvisiano, quindi come dire in alto a destra, proprio in alto a destra, alla fine, al confine. L'obiettivo era di avere una prima stima, quindi non avere delle informazioni scientificamente complete, corrette, eccetera, eccetera. Una stima su cui lavorare, una stima del valore paesaggistico e una stima della fruizione di una porzione di territorio. Ovviamente qui c'è un piccolo salto, per subito a poco. Quindi queste due, diciamo, questi due driver, poco tempo per farlo e una cifra molto contenuta, non ci permetteva di attivare i soliti strumenti di monitoraggio dei flussi turistici e dei flussi in generale, e quindi centraline di monitoraggio del traffico, dell'affluenza, interfacciarsi con l'associazione turistica piuttosto che eccetera, eccetera. L'idea che ci è venuta è questa: raggiungiamo l'obiettivo con un metodo indiretto. Con un metodo indiretto
e sfruttando le potenzialità di quelle che sono i sistemi informativi. Abbiamo realizzato delle statistiche, delle mappe di densità di fruizione e di percezione, una relazione descrittiva ovviamente di quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, anche perché l'obiettivo non era chiaro neanche al committente, era un cerchiamo di capire come siamo messi. I risultati poi so che sono stati usati come input per andare a dettagliare quello che ovviamente qua ha una scala, diciamo, grande, piccola, se ragioniamo cartograficamente, e quindi la nostra idea era partiamo da. Che cosa c'è dietro questa proposta? Quindi il mio approccio e quello che voglio farvi vedere è un po' un approccio professionale, dire questa è la richiesta del mio committente, la devo risolvere con dei limiti e con dei vantaggi. Parleremo di telerilevamento inteso come l'osservazione da lontano del fenomeno, e quindi è un remote sensing non puro, non si parla di sensoristica o di altro. Guardo, osservo un fenomeno da distanza. Usiamo elaboriamo big data e open data. Per chi non lo sapesse, i primi sono generalmente dati pubblici, resi disponibili. I secondi spesso sono dati estratti in modo, diciamo, indiretto anche in questo caso, da una fruizione di un qualcosa, ad esempio i vostri dati mentre girate su Amazon, la vostra lista preferenze, serve per quello che viene chiamata la profilatura dell'utente. Questi dati vanno a comporre un pacchetto che vi segue, che è il pacchetto di Big Data spesso, ed è una mole di informazioni, talvolta non strutturata, bella pesante. Parleremo di VGI, o Volunteer Geographic Information, cioè azioni volontarie di creazioni di contenuti geografici. Parleremo di un'altra cosa, e abbiamo usato questa filosofia barra tecnologia, che è il Quantify Yourself, che è una spinta che ultimamente sta prendendo sempre più piede, ovvero la mania, se così me la volete passare, di misurarsi e quindi di avere un contapassi o un contattività, di sapere quante volte siete loggati con un certo software, un certo computer, quante volte. Questa è una moda che sta prendendo sempre più piede. Dentro questa analisi ci sono anche più generalmente i GNSS, i Global Navigation System. Ormai non si parla più di GPS, perché c'è GPS, sì, ma c'è anche GLONASS, c'è Galileo, ci sono gli indiani, ci sono i russi, quindi sistemi di navigazione in generale. Tutto questo va a confluire nel nostro amato sistema informativo territoriale, che nel caso è stato usato QGIS e è stato sfruttato un sistema, cioè era naturale entrare in un sistema così, perché solo i sistemi GIS permettono l'integrazione di dati così eterogenei e così, diciamo, multiformi anche, quindi come formati di import-export, eccetera. Cosa c'è un po' dietro a questo? Gli smartphone, ormai compagni di vita e compagni di tutto, ma anche, come si può dire, grandi spifferatori delle nostre abitudini e dei nostri dati. Appassionati di geotagging, questo è un piccolo tracker GPS, e appassionati di strumenti per misurarsi, il famoso Quantify Yourself. Tutto questo spesso confluisce nel segmento di condivisione, cioè ci piace raccontarci che cosa facciamo, dove lo facciamo, quando lo facciamo e lo condividiamo. E forse un po' superficialmente, di fatto lo pubblichiamo. E quindi quel dato, quell'informazione è un dato pubblico a tutti gli effetti.
Un esempio migliore di VGI che vi posso far vedere, e che siete sicuramente a conoscenza, è OpenStreetMap. All'inizio di questa mappa, creare una cartografia mondiale basandosi solo sul lavoro di una serie di persone, gratuito, era abbastanza visionaria. In realtà ormai OpenStreetMap è una buona cartografia, se non ottima in alcune situazioni, ed è un riferimento per alcune applicazioni. Molte delle app che si usano quotidianamente hanno al di sotto come riferimento geografico la mappa OpenStreetMap. Tutto questo nasce, come vi faccio l'esempio qua, da una serie di tracce GPS. Queste tracce vengono poi elaborate da una serie di volontari. Se volete diventare editor di OpenStreetMap, basta iscriversi, vi prendete una traccetta, vi andate a vedere dov'è, loro vi danno a disposizione una base cartografica, tra virgolette, di ortofoto, e quindi vi potete correggete la traccia, la sistemate, la ricondividete. E questo lavoro, moltiplicato per 4 milioni, eccetera, di utenti, produce la mappa. Ovviamente poi c'è un livello di controllo ad alto livello che dice questo viene pubblicato perché è coerente con tutto quello che gli sta intorno. Qui vedete un po' come nasce la VGI. L'altra attività che sta dietro al nostro lavoro è il geotagging, cioè quando si scatta una fotografia e gli si associa una posizione geografica. Gli smartphone degli ultimi 5 anni lo fanno automaticamente, basta flaggare, aggiungi posizione o meno. Fino a qualche anno fa bisognava avere uno strumento in più, o un GPS o un geotagger. Alcuni, per esempio la Nikon aveva fatto uno strumentino che si infilava sulla slitta del flash, e che era nient'altro che un'antenna GPS, che andava a scrivere direttamente sull'EXIF. Non so se voi sapete che cos'è l'EXIF, per chi non lo sapesse sono le informazioni di dettaglio che stanno dietro ogni scatto fotografico, che vi danno la focale, gli ISO, eccetera eccetera. Il formato EXIF prevedeva già lo spazio per le coordinate. In questo caso latitudine, longitudine e altitudine, vedete, sono prese in un posto un po' strano, è un'immagine di Google, lo ammetto, però se su Windows voi fate tasto destro su un JPEG, aprite i dettagli, quelli sono gli EXIF, e quindi potete vedere che le vostre foto scattate con uno smartphone hanno la coordinata, altre magari non ce l'hanno, ma le potete aggiungere. Ci sono dei software anche open source che vi permettono di fare questa attività di geotagging, posizionare geograficamente lo scatto. Anche qui ovviamente siamo animali sociali, e quindi c'è la condivisione, la pubblicazione di questi dati. Questa non so se l'avete mai vista. Intanto, a parte che si vede un po' male, più o meno che posto è, si riconosce. Così si capisce meglio. Se io ve la faccio vedere, così, avete, non state vedendo niente, ve la passo di qua. Questa è la heat map, è la mappa della densità dei punti, se così la vogliamo mettere, degli scatti fotografici condivisi sulle piattaforme Panoramio e Flickr. Quindi questi fisicamente sono punti di scatto delle fotografie, e in realtà come si addensano. Questo vi permette di ricreare una, passatemi il termine, qui c'è un errore di refresh sulla una mappa della fotografabilità di un territorio, cioè voi cartografate un territorio in base alle fotografie, o meglio a dove le persone fanno le fotografie e le condividono.
è un'enorme banca dati di punti. Pubblica. Vi ho messo i riferimenti in fondo alla presentazione. Questa era Venezia, che è in trasparenza, ma si vede e non si vede. Questa è la stessa cosa sull'interfaccia di Flickr. Punti che si caricano via via che voi zoomate, perché sennò si affolla, mentre di là l'obiettivo era proprio farvi vedere la densità delle fotografie, qua la navigabilità è migliore, qua ci sono le fotografie, potete cercare un luogo e vi dà tutti gli scatti di quel luogo. Panoramio, per esempio, l'ha comprato Google e l'hanno chiuso qualche anno fa, l'anno scorso mi sembra, o 2 anni fa. È confluito nel progetto Local Guide. Non so chi di voi si trova, per esempio, la sera in un pub, fa una fotografia, un quarto d'ora dopo ti arriva un messaggio di Google, una mail, ti dice: vuoi condividere questo posto? Vuoi diventare una Local Guide? Cioè, fondamentalmente, dare un commento, fare una valutazione, condividere degli scatti, diventare un esperto di quel luogo. L'altra attività è quella del Quantified Self. Maniaci, tra virgolette, perché io ci sono dentro, di quelli che si tracciano, di quanti passi fai, quanti percorsi. Andrea, che mi conosce da qualche anno, sa che io mi salvo tutte le tracce di tutte le attività, siano escursionistiche che sportive, che di lavoro, e ho un data logger. E mi traccio tutte queste attività e mi faccio una mia mappa di dove sono stato, fondamentalmente. Questi matti di GIS, ci siete dentro anche voi, fanno anche di queste cose. Anche questa cosa qua ovviamente ha il lato sociale e c'è chi le condivide. Questa è Strava ed è, se ve la faccio vedere qua, anche in questo caso una heat map, una mappa delle densità, passatemi il termine. Che non è nient'altro che un insieme mostruoso, se mi passate il termine, di tracce. Ora non volevo accedere. Di tracce. Tracce condivise di diverse attività. Puoi scegliere il tipo di attività da visualizzare, ad esempio se io mi rimetto sopra Venezia ho una carenza di tracce di ciclismo, ma ho una buona attività di tracce a piedi ed ho un'altrettanto alta attività di tracce che hanno a che fare con l'acqua, perché c'è un po' di tutto qua dentro, dal nuoto a altre attività nautico, marine diciamo. Ovviamente non ho attività invernali tipo sci di fondo, ciaspole o alpinismo. E questa è la mappa di Strava. Quindi abbiamo visto più o meno tutte le fonti dei dati che abbiamo potuto usare per questo lavoro. Tracce, scatti fotografici e contenuti volontari, cioè di chi disegna cartografia per passione, di fatto. Questa, per esempio, che cos'è? A cosa assomiglia? Dai, l'occhio geografico dovreste averlo. Dai, Sere. All'Italia. Questi sono 3 anni delle mie posizioni. Tirate fuori, non con il geotagger di cui sopra, ma dalla cronologia delle posizioni dell'account Google sullo smartphone Android. Ok? Da un lato fa paura, da un lato è affascinante. È questa cosa che attira. Queste, se voi poi zoomate, andate, ve le potete guardare, perché ora adesso con la nuova normativa sulla privacy, Google vi dà la possibilità di scaricare tutti i dati che ha, tutti i vostri dati. C'è un link, ma basta cercarlo, scarica dati Google, vi viene
tutta l'attività di Google con tutti i flag di che cosa volete scaricare, se volete scaricare i contatti, tutte le email, tutte le fotografie, tutte le posizioni, tutto quello che volete scaricare che Google ha di voi. Loro ve lo preparano perché non ve lo danno subito. Vi dico questo, tanto parliamo con persone che più o meno, voi sapete che cos'è un file JSON. È un JSON, è un file di posizione geografico, quindi fondamentalmente XY data ora, da 180 mega e sono 3 anni di posizioni. Perché gli ho chiesto una roba per farvi vedere com'era, perché voi potete chiedergli da quando avete attivato l'account Google. Le posizioni che ci sono qua sopra risentono di come avete impostato la precisione della posizione del vostro account, cioè solo con la cella telefonica, col GPS e con la Wi-Fi. Lui le registra continuamente. Ve le fa scaricare e ve le fa vedere. Questa è ancora più interessante. Questa è la mappa dei tweet in tempo reale. Vederla sul browser mentre funziona è impressionante perché si aggiorna e blinka ogni volta che esce un tweet nuovo. E potete cercare i tweet in base all'argomento, in base all'hashtag, in base alla posizione. Questo, quelli che fanno sociologia barra GIS, la chiamano la pulsazione dell'umanità di fatto, perché vi dà un'idea di come si vive in quel momento. Sono andato lungo, vero? Sono già oltre... Quanto sono diffusi questi strumenti? Per farvi un esempio, queste sono le app di Activity Tracking, solo su Android. Queste sono le app di GPS Tracking, solo su Android. Queste sono le app di Geotagging. Questi sono gli utenti di OpenStreetMap e questi sono i nodi al 2017 che sono presenti sulla mappa di OpenStreetMap. Strava è diffusissimo, sembra strano ma è diffusissimo. Questo per esempio che cos'è? Vediamo se c'è qualche appassionato. Questo è l'autodromo del Mugello e ci sono tracce di chi? Di appassionati che vanno in moto con un GPS. Questa è Venezia, questo è il comprensorio sciistico di San Pellegrino Falcade e la mappa è fatta in modo tale che più luminosa è, più tracce ci sono. Qui si parla per ogni percorso, diciamo, cioè qua dentro ci saranno dalle 1000 alle 2000 tracce, per darvi un'idea della misura. Recentemente sono venute le onori della cronaca, perché con Strava i soldati americani correvano nelle basi segrete e pubblicavano i percorsi, quindi pubblicando di fatto la posizione delle basi che dovevano essere segrete. Google ultimamente vi fornisce, quando voi cercate un luogo, questo grafico qua. Questo è basato sulla cronologia delle tracce che registra di ognuno di noi e quindi lui sa che in quella fascia oraria, indicativamente, all'IKEA di Padova ci sono quelle persone. È un servizio utilissimo, ma sta usando la vostra posizione. Quindi, tornando al lavoro, essendo consci di quello che avete visto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso quello che c'era su Panoramio, su Flickr, su alcune community online, quello che pubblica Promo Turismo, li ho scaricati, perché ci sono plugin che vi permettono di fare questo, oppure dei servizi web, sono delle API, si chiede e viene giù il file, o JSON, o GPX, o CSV, o anche shapefile. Quello che ci si trova davanti è questo, un marasma, un disastro, con l'aiuto di un po' di filtri e un po' di GIS, si dividono e si separano le cose. Come?
Innanzitutto si toglie l'autostrada, la ferrovia, gli assembramenti di persone che aspettano alla stazione, quindi si fa un filtro orientato all'applicazione. Si tengono tutti i sentieri, la viabilità secondaria. Quello che si fa di fatto è un'analisi dell'addensamento, cioè di quanto questi punti si addensano, si raggruppano. Quindi a livello GIS è un'analisi semplice di fatto. L'addensamento, quello che è più complesso, è tutto il filtraggio dei dati. Tutte query, un bel DB, ben strutturato, filtro, separo, riclassifico, perché sennò mi trovo a confrontare mele con pere, eccetera. L'addensamento innanzitutto ha due significati diversi. Le tracce sono cose in movimento, sono punti in movimento, gli scatti fotografici sono punti fermi. Quindi partendo da questo concetto, quando si va a interpolare, bisogna lavorare su un kernel diverso, perché i punti sono, come dire, devono avere una storia che va anche nell'altro punto, perché sono delle tracce. E quindi io devo avere una forma oblunga e diffusa, la traccia. Nel punto invece della fotografia, lì sono, ho l'errore del GPS, del telefono, che è anche di 10-15 metri delle volte, anche di più, però insomma sono là e non devo, e il mio punto deve chiudersi rapidamente, non deve